Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo episodio di Fortnite Salva il Mondo. Nella live precedente, quella di ieri su Twitch, abbiamo finito le ultime missioni e ora siamo pronti per andare a Valar Guta. Veramente siamo già andati a Valar Guta. Dobbiamo affrontare la prima missione lì, che sarà una missione di difesa scudo antitempesta. Dobbiamo installare lo scudo antitempesta, quindi direi che è quello che facciamo in questo episodio. Bene, userò Kyle base. Semplicemente per il fatto che lui è un costruttore, quindi mi aiuterà molto. In più la sua base è più resistente di quella degli altri costruttori, quindi sì, perché no? I love a new storm shield. You know the drill. Build your defenses and get ready for battle. Bene ragazzi. Questa è Val. Get the lay of the land before you start building. Questa è Valar Guta, come vedete, abbastanza interessante, bella. Ho già tolto un paio di cose inutili che c'erano qui in giro e ho già più o meno visto la mappa con cosa devo lavorare. Qui abbiamo delle grotte e ci sono anche delle miniere qui sotto, c'è una miniera. Come vedete qui c'è la miniera che va fin sopra. Quel rumore che sentite è un... Sembra essere un tornado, da quel che ho visto. Adesso ve lo faccio vedere. Quella era la miniera. E il tornado, eccolo lì, lì ce n'è uno. Credo. Eccolo qui. Questo tornado qui ci fa volare in aria. Come vedete, probabilmente sia noi che ai mostri, quindi una cosa da tenere a mente. Vabbè, installiamo lo scudo antitempesta. Perfetto. Bene, ora ciò che manca è costruire qualche difesa, quindi ci vedremo appena l'avrò fatto. Bene, ragazzi, ho finito con le difese. Come avete visto ho speccato un mucchio di materiali, più o meno 3.000 di ferro, più o meno 3.000 di legno e metà della mia pietra, però il risultato è veramente fantastico e vedrò di espanderlo in futuro e renderlo ancora più potente. Allora, questo è il mio nuovo design per la difesa scudo. Come al solito c'è la mia bella piramide, bella fatta di metallo, livello 3. Qui sopra, per mettere la base per il mio costruttore, ce la metto qui dentro che protegge tutta la struttura di metallo. E all'interno, vi faccio vedere all'interno. All'interno ce l'ho anche metallo, come vedete un bel tetto di metallo. Tutto quanto di livello 2, qui dentro. Quindi all'interno livello 2, all'esterno livello 3. Però sempre metallo. Poi, come al solito, la muraglia intorno alla piramide, così non possono entrare, o almeno non così in fretta. Ci ho messo anche delle trappole qui. E qui vedo che mancano due bordate. Ok. E c'ho due bordate qui. Se arrivano i nemici qui, vengono eliminati dalle due bordate. Stessa cosa qui, dappertutto su ogni parte. Su ogni lato della piramide ho fatto due bordate, così i nemici se vengono qui in mezzo vengono eliminati. In più ho fatto qui dei piccoli tunnel, se loro decidono di venire da questa parte mi va benissimo. Anche qui ce l'ho, è pieno di bordate. Qui più avanti ci metterei anche, anzi ci posso mettere già adesso. Facciamo 8 dinamo muro. E poi più avanti ci metterò anche le trappole a gas qui sopra. I dinamo da muro li mettiamo qui, ovviamente. Facciamo la stessa cosa per tutte le altre tre parti. Così. L'idea è che loro non riescono a superare questa prima linea di difesa, casomai c'ho la piramide in pieno ferro.
Però adesso per la prima difesa scudo dovrebbe arrivare soltanto da un lato. Spero. Anche se ho potenziato tutti quanti i lati. Quindi non dovremmo avere problema da nessun lato. Però dovrebbe arrivare solo da un lato, tecnicamente. Ah, e piazzo anche una pedana curativa. Qui. Su tutti e quattro i lati, così dipendentemente da dove dobbiamo difendere, abbiamo sempre la nostra pedana curativa. Perfetto, così direi che dovremmo essere a posto. Dai ragazzi, se non ce la facciamo con queste difese qui, allora veramente per la prima difesa scudo non so che cos'altro possiamo fare. Direi a questo punto attiviamo lo scudo antitempesta. Perfetto. Here we go! Shield power increasing. Non dimentichiamoci di Airborne attack from piazzare. the west. La base. Nope. Ok, da qui arrivano. Perfetto. Ecco, già iniziamo con quelle lì che lanciano i loro teschi stupidi. Mamma mia, sti lober li odio veramente. Boh, guardate! Mi fa a pezzi la base. La schifosa. Ma come fai se ti eliminano in un colpo? Non ce la faccio. I won't let you down, Commander. Per fortuna la mia base è super potente, quindi resiste un bel po'. È pazzesco, veramente. Siamo a livello 38, loro sono a livello 40, però ci fanno fuori come se niente fosse. But you're
Drop the base! Niente di personale, no, quel lobber è qualcosa di personale. Guardate, sono gli unici nemici che mi distruggono la base. Gli altri non hanno speranze. Sì, Kyle base è molto forte, la sua base ha troppa vita, non riescono a distruggerla, al ferro di livello 3. L'unico pericolo che c'è è che ci siano troppi lobber, come vedete, che lanciano i loro teschi, e se sono troppi a lanciarli veramente è un problema per la base, però gli altri non riescono a fare niente, gli altri nemici, quindi solo questi qui che dobbiamo eliminare. E magari gli smasher. Però ormai abbiamo vinto. Vedete, non ce la fanno. Perché le mie strutture hanno più di 5000 di salute. Con questo eroe qui. Perfetto. Non sono riusciti a entrare, anche se loro erano molto più forti di me. Come vedete, questo eroe veramente è forte. Non vedo l'ora di poterlo finalmente farlo evolvere. Perfetto. Slot squadra di ricognizione 4, 5 e 6. Perfetto. Incrementa le risorse, quindi ora ne possiamo avere 4000 di ogni tipo, benissimo. E evoluzione a 3 stelle, ciò che volevo di più. Ora possiamo potenziare i nostri eroi al massimo delle loro abilità, quindi avranno tutte e tre le abilità. E possiamo anche potenziare le armi. Bene, bene. Slot motoscafo, ok. E nient'altro. Do you have any idea how long I've been on hold? Has it been longer than 10 minutes? 1 year! Oh, you must be very patient. Not anymore, I'm not. The survivors of Canny Valley are tired of being ignored. I'm so, so sorry. We were on our way, but then we found Hexylvania. And then there were the holidays. And then spring was like so much. And I found out my steel wool bandmates might be alive in Canny Valley. Oh, and there was a comet? There was so much to see. And I was going to be a dad, but then I saved the future. No, you weren't, and no, you didn't. I'm glad you had so much fun. But I have been cowering in a basement for a year. Well, cower no longer. Or, you know, please continue to cower, but not for too much longer, because we are hitting the open road. Canny Valley, here we come! Ok, bene. Quello lì ha aspettato i soccorsi per un anno. Sono sorpreso che sia sopravvissuto così tanto. Però ora andremo a salvarlo. La prossima missione sarà questa qui, che però non possiamo ancora fare perché la nostra potenza non è ancora sufficiente. Siamo a livello 38. Dovrò ancora potenziarmi di più e anche potenziare i superstiti e tutta questa roba. E poi possiamo fare un bel po' di... Sì. Un bel po' di missioni. Beh,
Se anche voi siete curiosi di vedere come andrà avanti, qui in Valle Arguta, mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perderete il prossimo episodio. Questo è tutto da parte mia, saluti dal vostro Eporion.